Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: bisogna che il figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo giorno. Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Magdala, Giovanna, Maria madre di Giacomo. Anche le altre che erano con loro raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli e tornò indietro pieno di stupore per l'accaduto. Parola del Signore. Alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Mi veniva questa immagine davanti agli occhi mentre stavamo ascoltando le letture che sono state proclamate. Mi veniva l'immagine di un bambino che vedeva il proprio papà, forse tempi prima, proprio papà contadino, che a un certo punto vede il suo campo, forse dopo che ha dato tanto non riusciva a dare più il campo, il seme non riusciva a dare più, e allora incomincia a bruciare tutta la terra, tutto il suo terreno. E il bambino, un po' sconvolto, si chiedeva perché il papà stesse facendo questo, terra bruciata. Perché il papà stesse bruciando tutto quel pezzetto di terreno. E a un certo punto, forse rammaricato, forse il bambino non riesce a capire, e il padre probabilmente nemmeno gli dà tante spiegazioni. La spiegazione gli verrà dopo, probabilmente non dal padre, probabilmente quando vede che incominciano a nascere le prime gemme, i primi germogli. Chi è contadino forse mi può insegnare che a volte quando si brucia la terra le ceneri diventano fertilizzante, diventa fertilizzante e aiuta a far crescere meglio. E allora, fratelli e sorelle, noi abbiamo vissuto un qualcosa di grande, a volte di incomprensibile. Un Dio che si è fatto uomo, un Dio che parlava di amore, un Dio veramente ha cercato di far capire, abbiamo detto in questi giorni, il volto del Padre, ma tutto questo non è stato capito. In alcuni passaggi, se notiamo bene, in questi giorni abbiamo sentito attraverso la passione
che fu consegnato Gesù. Fu consegnato Gesù per la volontà del Padre a questa umanità e fu ucciso e fu martirizzato e fu bruciato, terra bruciata, e non si riusciva a capire. I bambini non riescono a capire a volte quello che fanno i grandi. Probabilmente gli apostoli, probabilmente chi stava attorno a Gesù non riuscivano a capire come mai quest'uomo che parla di amore, parla di giustizia, viene trattato in questo modo, e questo Dio non fa nulla a far sì che questo non avvenga. Come mai? E allora ecco che abbiamo vissuto questi tre giorni dove abbiamo vissuto l'atto d'amore più grande, quello di donarsi come pane e donarsi sulla croce. Ma la croce ci ha sconvolto, la croce non ci ha fatto capire più nulla. Di solito leggevano gli ebrei nell'Antico Testamento che il giusto veniva sempre preservato, Sodoma e Gomorra vennero distrutte, ma Lot, che era il giusto, venne preservato. In alcuni passaggi dell'Antico Testamento vediamo che molti venivano preservati. Noè veniva preservato dal diluvio universale. Abbiamo letto, no? Abbiamo ascoltato le letture. Come mai che quest'uomo invece, che parla anche lui, che è un uomo giusto, è un uomo vero, è un uomo che parla d'amore, invece questo Dio... Com'è bello vederti di nuovo qua, Gesù. Era un po' angosciante ieri non vedere Gesù. Come mai, Gesù, Dio non ti ha aiutato? Come mai? E allora c'era una tristezza nel cuore, addirittura c'era un'angoscia nel cuore, perché sembrava che allora non c'era motivo per amare, non c'era motivo per rendere giustizia, diritto e dignità. Non conviene ancora oggi, forse non conviene, perché tutto si distrugge. Tu sei morto. E allora giovedì sera, venerdì, ieri abbiamo celebrato la liturgia della Passione, abbiamo visto che questo Gesù si è donato totalmente, ma sembrava tutto finito. La Chiesa, nei segni che dava, adesso è tutta addobbata, ma la Chiesa nei segni che dava faceva vedere questo altare spoglio di tutto, di fiori, di tutto. La Chiesa fa silenzio, la terra fa silenzio e cerca di comprendere nella sua angoscia: tutto è perduto, l'amore non ha vinto, l'amore non vince. Il bambino che si domanda perché si sta bruciando tutto, padre, perché non mi dai una spiegazione? Poi che cosa succede? Succede un qualcosa di bello. Ieri la morte in croce, oggi l'umanità fa silenzio, c'è silenzio totale, c'è un'angoscia, il peccato ha vinto, la morte ha vinto, non c'è nulla, un baratro. All'improvviso il bambino si accorge da quelle ceneri, da quel bruciare, di quel campo, nascono germogli. Quella sofferenza fa nascere germogli. Quella sofferenza di Cristo, quella morte è stata redentiva. Perché? Perché stanotte Gesù è risorto, il germoglio nuovo è risorto. E allora ecco che la spiegazione c'è. Bisogna donarsi, bisogna amare, per amare bisogna donarsi totalmente. E donarsi totalmente significa dare la vita nella sua sofferenza. Perché, fratelli e sorelle, per amare bisogna donarsi tutto, tutto, e a volte è difficile. Dio non si è fermato, e quella sofferenza che sembrava assurda e che Dio ha permesso e che Dio ha consegnato, Dio Padre consegnando il suo figlio, ha fatto sì che ha germogliato una umanità nuova. Noi siamo l'umanità nuova. E allora oggi c'è un'esplosione di gioia, perché possiamo dire oggi che l'amore ha vinto, la vita è aperta,
eternamente. Il paradiso ci è stato di nuovo spalancato. Un tempo i nostri pregenitori, per la superbia e per la vanagloria di essere come Dio, hanno fatto sì di chiudere le porte all'amore di Dio, ma Dio nel suo infinito amore, nella sua infinita misericordia, non l'ha permesso e ha usato un qualcosa di grande, fratelli e sorelle. Se abbiamo letto bene, almeno solo la prima lettura, se avete sentito bene, Abramo, che viene considerato il padre della fede, Abramo è stato messo alla prova, e quando Dio gli ha detto: se tu mi ami davvero, sacrifica tuo figlio, bene, Abramo con sofferenza, però in un modo o nell'altro lo stava offrendo. E quando Abramo stava immolando Isacco, suo figlio, bene, Dio, il nostro Dio, ha detto: mi basta sapere che tu l'avresti fatto, non voglio il sacrificio dell'uomo. Vedete al contrario che cosa ha fatto invece Dio per noi. Dio ha sacrificato il nuovo Isacco, Gesù Cristo. Dio ha detto: io ti amo tanto, a te, a me, a tutti gli uomini di tutti i tempi, anzi mettete il vostro nome sempre, perché quando diciamo l'umanità ci disperdiamo un po'. A causa tua, per amor tuo, Dio ha sacrificato il figlio. E chi padre e chi madre sacrifica il proprio figlio? Qui abbiamo due bambini, una bambina, un bambino, due bambine. Bene, chi madre offrirebbe il proprio bambino in olocausto? Per amore di tutti, scommetterei a dire: immola tuo figlio per l'amore dell'umanità. Dio l'ha fatto per te e per me, e insieme a Dio l'ha fatto anche la Madonna. La Madonna ha sacrificato il figlio, la Madonna è stata e Dio è stato come Abramo, che hanno portato Isacco sul monte. Abramo è stato fermato, Dio non si è fermato, la Madonna non si è fermata nel sacrificare Cristo, il figlio di Dio, Cristo, colui che ci ha aperto le porte. Gesù, che è Dio fatto uomo, che l'uomo fatto Dio, ha saputo dare la vita anche quando abbiamo visto che sulla croce, bene, sulla croce anche lui si è sentito smarrito. Dio mio, dove sei? Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Nelle tue mani depongo il mio spirito. Cioè, che cosa significa? Significa: Padre mio. L'unico passaggio che si poteva fare e che l'uomo poteva comprendere era proprio questo: immolare, donare la cosa più preziosa che uno ha. Dio ha donato la cosa più preziosa che aveva, il Figlio Gesù Cristo, la seconda persona della Santissima Trinità, e l'ha donato fino in fondo. Ma non si era capito. Gli apostoli erano scappati, tutti erano fuggiti, all'improvviso l'oscurità nel cuore, quando poi, il terzo giorno, stanotte, un qualcosa di grande è successo. L'amore vince sempre, fratelli e sorelle, l'amore vince sempre. L'amore mette in piedi, l'amore fa stare bene. Guardate qualcuno sull'ospedale e vedete una persona che è sola e che nessuno mai va a trovare, e una persona invece che viene curata, coccolata dai parenti, degli amici, e ringraziando Dio anche dal prossimo, bene, si guarisce prima. L'amore fa risorgere sempre. Se ci amiamo, le situazioni risorgeranno, ma se non ci amiamo, noi non risorgeremo mai. Nella nostra vita la risurrezione è una sola: amare e sentirsi amati. Quando io mi sento amato, ricomincio sempre da capo. Anastasis, mi metto in piedi. E allora, fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore. Siamo cristiani, crediamo nella risurrezione, crediamo che questo Dio ci ha dato la vita eterna. Pasqua
è bello, tutto bello, dobbiamo festeggiare esternamente tutto, ma la cosa necessaria è che noi siamo morti con Cristo nel peccato, ma risorgiamo con Lui a vita nuova. Perché? Perché l'amore ha vinto. E se ha vinto l'amore, tutti i nostri sforzi, ognuno nel suo ruolo, ognuno nel suo ruolo. Attenzione, non sono sdolcinature. Se tu veramente ami, tu fai risorgere il tuo paese, come politico, come sacerdote, come cittadino, come insegnante, come giovane, come che vuoi tu. Tu fai risorgere il tuo paese, anche se devi pagare un prezzo. Il prezzo di non essere capito, il prezzo di essere martirizzato, il prezzo anche di morire, non solo fisicamente, di morire perché non verrai capito. Ma quello porterà alla resurrezione della tua famiglia, della tua persona, del tuo paese. Sia lodato Gesù Cristo.